Ciao Pierpaolo. Buongiorno Vincenzo. Allora, quando manca ancora qualche mese all'uscita, tu hai avuto modo di provare ben 3 ore di uno dei giochi, se non il gioco che stai attendendo di più per, diciamo, questo 2020, no? Sì. Quindi parlo di Cyberpunk 2077. Confermo. Allora, quanto sei emozionato? Quindi adesso avrete trovato online già la nostra video anteprima e una serie di approfondimenti. Questo è uno di quelli e vogliamo dedicarlo all'ambientazione, che è una delle cose più caratteristiche. Però immergerti a Night City, che emozione ti ha dato? Fantascientifica, molto cyberpunk, tanta roba, nel senso, comunque hai detto bene, l'emozione di giocare un titolo attesissimo, l'emozione di poter camminare in Night City per la prima volta, cioè aver visto questi distretti finalmente liberamente esplorabili, perché questa demo provata praticamente era proprio le prime ore di gioco, cioè era esattamente quello che tutte le persone si troveranno davanti quando inizieranno a giocare ovviamente Cyberpunk. Quindi c'è una parte di prologo e poi a un certo punto il gioco si apre, cioè a un certo punto dice: oh, questo è l'open world, fai quello che vuoi. E non credo di rischiare di essere smentito, Night City è la cosa più bella di Cyberpunk 2077, te la sparo proprio lì, questo quote, cioè di tutto il gioco, del combat system, della storia. Possiamo già chiudere recensione, sì. Night City la cosa migliore, 9.10, andiamo a casa. Sì, confermo, Night City è chiaramente la protagonista del gioco ed è chiaramente la cosa che più di tutti in questo primo impatto, che parliamo di 3 ore, quindi comunque iperlimitato rispetto a un gioco che ne durerà 100 probabilmente, però già così il primo impatto, la fedeltà, la credibilità, la coerenza artistica, cioè di aver portato su schermo una roba che è perfettamente l'immaginario cyberpunk che tutti abbiamo in testa, quel tipo di immaginario cyberpunk, anche se ho visto soltanto una piccola parte di un distretto, che è poi quello già visto, quello, la Chinatown, insomma, quella parte che se l'ha visto nel primissimo reveal, cioè comunque è tantissima roba, cioè camminare in questi mercati all'aperto che fanno tantissimo Blade Runner, vedere queste luci, vedere il passaggio giorno-notte, cioè proprio la coerenza artistica, cioè quello che vedi è una roba che è iper affascinante, ma soprattutto è iper denso. Cioè loro hanno detto tantissime volte che Night City è più piccola di quello a cui siamo abituati a vedere negli open world, credo in primis anche The Witcher 3, secondo me come estensione per loro The Witcher 3 con Skellig e tutte le altre parti era più grande. È vero, è più piccola probabilmente, puoi andare in giro in macchina, cioè, ma è la densità che spaventa. Cioè, che tu poi quando... più piccola non vuol dire piccola, esatto, perché io ho visto la mappa dall'alto e mi era sembrava colossale, comunque abbastanza grossa. Esatto, sembra enorme, ma è la componente densa per la verticalità, perché comunque gran parte di questa prima parte c'erano questi, i motel, il bar dove potevi andare a fare una parte della quest, il tuo appartamento, tutti quanti sono solitamente all'interno di comprensori, all'interno di grattacieli, di palazzi, dove c'è una buonissima, così a colpo d'occhio mi sembra adesso c'è una buonissima libertà anche nel salire e scendere le scale, nel muoverti con gli ascensori. Però c'è, cioè, proprio questo, c'è, cioè, quel punto che hanno fatto vedere dove finiva la primissima demo, che dopo aver salvato la ragazza, ti ricordi quella ragazza che portavi in braccio, a un certo punto ti dovevi rivedere con Jackie mentre lui stava mangiando, certo, qualche cosa, e in quel punto tu camminavi e ti si apriva la città con fai proprio quella parte lì, okay. Sì, adesso prima che iniziano le comparative, come era prima, downgrade e tutto il resto, ovviamente io ho visto solo questa, quindi non posso fare. Però il concetto è esattamente quello che avete visto, lo giocate, camminate, andate dove volete, da quel momento andate dove vi pare, i vicoli e tutto quanto, e cioè, comunque di impatto è bellissimo da vedere. E non è proprio soltanto una questione tecnica, voglio che sia molto chiaro, anche perché il gioco, quello che ho provato comunque era sporco, cioè è proprio una questione artistica, proprio sporco non nel senso di, sai, lo cyberpunk sporco con l'immondizia, no, quello vissuto, no. Sporco nel senso che richiederà un po' di pulizia del codice, un po' sottolineato, un bel po' di pulizia del codice, esatto, però cioè l'impatto visivo di avere una città cyberpunk così credibile come non abbiamo mai visto nei videogiochi, come ce lo siamo immaginati, lo abbiamo visto in alcuni film. Cioè, è veramente tanta roba. Io purtroppo tu sei riuscito a vedere una parte. Esatto, ho visto una porzione, infatti mi hai detto ciclo giorno-notte, quindi sì. Mi pare di aver capito che l'hai esplorata, hai giocato anche di giorno. Io ho visto una sequenza che era principalmente in notturna e, a parte per strada, è tutto estremamente affascinante. Bellissimo. Quell'immaginario cyberpunk che chiaramente ti immagini, no? Che ti viene in mente, esatto, quando pensi...
però anche gli interni. Io ho visto una porzione, credo fosse una discoteca subito dopo la Brain Bravissimo. Dance, ma ogni stanza era strapiena di dettagli, personaggi non giocanti che si facevano i fatti loro, ma io ti giuro rimarrò a perdere una quantità di tempo in ognuna di queste stanze per vedere ogni singolo dettaglio, tra i murales e i neon in giro, ma anche oggetti sui tavoli, cioè sembra veramente una, cioè si hanno riposto una tale cura per il dettaglio in una solo metà delle ambientazioni che trovi. Per me è assolutamente uno dei mondi, uno degli scenari più coinvolgenti e dettagliati che abbiamo mai visto in un videogioco. Hai detto benissimo, quello è il bar di Lizzie, là è una location chiaramente importante fine della storia, perché si svolgevano diversi quest, diversi momenti lì. Quindi anch'io spero che gran parte delle location abbiano quella qualità, certo quella ti rimane d'impatto. Poi c'è dietro praticamente c'è tutta la parte con le stanze ad affitto per far sesso. Ok. Cioè proprio hai usato? Non l'ho potuto utilizzare, purtroppo, che non mi ricordo se c'è il motto tipo fuck until death, cioè sì, scopa sì, fino a morire. Fuck to death. Esatto. Ogni stanza con dentro il tipo in modalità sadomaso, quello con la... No, cioè, fighissimo. E quello che stupisce, ho detto anche un'altra cosa giustissima, è la varietà dei personaggi non giocanti che incroci. Ora, chiaramente, non è che con tutti interagisci chissà che, ma tutti sono vestiti... Cioè, ognuno è vestito in modo credibile ma differente. Non trovi il clone, non trovi il personaggio che si ripete. No, io così ad occhio ho visto, ma anche con stazze diverse. Ci sono i bambini, ci sono le donne, ci sono quelli sovrappeso, ci sono i maghi, c'è tutto. I maghi? I magri, ah, okay. Anche i maghi. C'è tutto, e tutto coerente con l'ambientazione. E ripeto, io ho visto solo un distretto, perché come loro hanno sottolineato milioni di volte, ogni singolo distretto avrà il suo stile artistico, la sua tipologia di popolazione, il suo vestiario, le sue macchine e tutto il resto. Assolutamente non vedo l'ora di esplorarla. Tra l'altro, appunto, col fatto che sia di giorno che di notte c'hai un mood differente. Sì. Appunto, le stesse ambientazioni, gli stessi quartieri, puoi andare ad esplorarle e assaporare un flavor differente in base al giorno e alla notte. Quello è molto interessante. Poi ho visto anche dalla c'era mappa... anche la richiesta, per esempio, il bar di Lizzie è aperto solo la sera. Ah, quindi okay. Hai anche la componente di alcune location aperte solo in determinati orari del giorno. Interessante, interessante. Sicuramente allo stato attuale la componente del gioco che lascia più impressi, sì, che una migliore impressione. Che ti fa capire che c'è una quantità di gioco lì dentro, veramente una quantità di roba che scopriremo nei prossimi anni, come capita sempre, che è veramente tanta roba, veramente tanta. Speriamo che alla fine, quando il gioco sarà uscito, effettivamente questa densità si vedrà anche nelle missioni e nelle cose da fare. Per adesso possiamo solo fare un buon in bocca al lupo agli sviluppatori, grande, a chi dovrà fare la pulizia del codice di un gioco del genere, e non vediamo l'ora di provarlo. Ho provato anche la componente di guida, perché naturalmente potevi prendere la tua macchina o potevi rubare una qualsiasi macchina. Non c'erano le moto qui, okay, in questa build. Non so se non le ho trovate o non erano ancora implementate. Il sistema di guida mi ha molto convinto. È chiaramente una via di mezzo fra un super arcade e un simulatore, chiaramente. Per cui le macchine non era leggerissima, non era quella roba proprio che vola via. Non era Blade Runner. No, esattamente, non erano sollevate da terra. Mi è piaciuto molto il feedback di quando sbatti, più che della guida in sé. Cioè la guida è abbastanza classica, cioè se hai giocato miliardi di GTA, insomma, di open world con un mezzo di trasporto, sai cosa ti aspetti. Mi è sembrato bella pesante quando vai a sbattere contro i pali della luce, contro i guardrail, cioè mi sembrava esserci un bel feedback nello sbattere. Non rimbalza a destra, no, e a sinistra, esatto, con una palla pazza. No, non mi ha fatto impazzire. C'era la sequenza che si vedeva anche nella demo, in cui sta guidando Jackie e tu devi sparare i tizi col camioncino. Sì. Quella parte lì un po' me, come si vedeva anche nel trailer, che già sembrava me nel trailer, sembra ancora me. Però insomma la parte di guida era consistente, va in giro dove ti pare, non ho visto caricamenti pop-up, pop-in di alcun tipo, insomma andava abbastanza bene. E in più c'è il fast travel. Il fast travel è un po' particolare, perché non puoi, mi sembra così a occhio, purtroppo c'era talmente tanta roba che non ho potuto provare tutto, dalla mappa tu vedi i punti di fast travel, ma a piedi mi sembra che tu non possa andare a fast travel. Per andare a fast travel devi prendere la macchina e a quel punto puoi dire viaggia fino lì. Ok, ho capito. Un po' particolato. Forse lo sbloccherei andando avanti, non ho idea, però così a occhio funzionava in questo modo. E hai percepito un feeling diverso in base alle auto, alle vetture che utilizzavi? Mi fai una domanda della vita. Purtroppo ho provato solo due vetture, perché ho provato la mia e una che ho rubato, che praticamente era quasi identica alla mia, e il feeling era lo stesso. La telecamera, confermo, telecamera da dentro
meno piacevole da guidare per la tipologia chiaramente di feeling di guida, e ci sono due da fuori, cioè molto ravvicinata e un po' più distante, entrambe però da dietro classiche. Ok. Ho giocato con quella più da lontano e secondo me era quella che si sposava meglio con il tipo di gameplay. Continueremo ovviamente a parlare di Cyberpunk 2077 nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, insomma nel tempo che ci separa dall'uscita. Ovviamente seguite le pagine di multiplayer.it e il canale YouTube, ricordate di iscrivervi e attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Alla prossima!